Buonasera ai nostri telespettatori e ben ritrovati con Domenica Sport Sera. Come ogni domenica appunto vi portiamo tutto lo sport senese. Si è ripreso anche a giocare in Serie D dopo molte settimane di stop, ne parleremo, vedremo anche gli highlights dei match di Pianese e Sinalunghese, parleremo anche di tutte le altre partite che si sono svolte in questo fine settimana, ma prima parliamo di pugilato perché venerdì sera il pugile senese Simone Bicchi ha disputato un incontro e ce l'abbiamo in collegamento, ci facciamo raccontare da lui com'è andata. Buonasera Simone. Ciao, buonasera. Buonasera a te. Allora, hai affrontato un incontro difficile, a fondi, hai vinto. Raccontaci un po' com'è andata, chi era il tuo avversario. Allora, innanzitutto ho avuto l'onore di partecipare a una super serata per lo riguardo il mondiale italiano. Sentiamo il ritorno, Simone. Forse sono le cuffie, non lo so. Ti si sente il ritorno? Aspetta. Vai. Senti? Prova adesso. Sì, mi senti? Molto meglio, vai. Vai. Dicevo, ho avuto l'opportunità di fare l'apertura della serata di un titolo mondiale. Quindi Mondo Visione. Fra Magnesi e Kinikamasi, una serata in cui il mio amico, perché ci alleniamo insieme, abbiamo lo stesso maestro Mario Massai, che ringrazio infinitamente per quello che stiamo facendo, e che ha vinto. Quindi l'Italia è campione del mondo e quindi è stata una doppia soddisfazione, chiaramente, sia per me sia per il movimento pugilistico italiano. Ieri ho fatto l'apertura della serata contro un pugile serbo, Nikola Mancic, che diciamo ha venduto cara la pelle, ecco. Non è stata sicuramente una passeggiata, anche se comunque ho dominato abbastanza bene le riprese, avendo dei problemi alla quinta per un blackout che sinceramente non ti so spiegare come mai. Certo. Un blackout mio, e gli ho dato l'opportunità di essere veramente pericoloso, ma ho saputo poi rialzarmi e condurre ancora la sesta ripresa vincendola, quindi 5-1 e verdetto vittoria punti meritato. Ecco, un risultato assolutamente ottimo in una serata importantissima, come hai giustamente sottolineato te, e se non sbaglio questa è stata la tua quarta vittoria su 4 match professionistici, 0 sconfitte, siamo proprio imbattuti, quindi insomma faccio un commento a riguardo. Certo, no, sono strasoddisfatto del risultato, perché dopo, io l'ultimo match avevo fatto era a dicembre del 2019, quindi 11 mesi, causa chiaramente non mia ma del Covid, della situazione che tutti viviamo, in cui mancavo dal quadrato, e 11 mesi lunghi e strazianti, perché un pugile ha bisogno di combattere, ha bisogno sempre di misurarsi, e un po' sono sincero, l'ho accusata questi 11 mesi, l'ho accusato la mancanza sicuramente del pubblico, essendo veramente la serata a porte chiuse. Certo. Però trasferendomi a Civitavecchia, nuovi metodi, nuovo ambiente, nuovo maestro e tutto, mi sento comunque di essere migliorato molto, so che posso dare ancora molto, ma molto, e quindi sono fiducioso e non vedo l'ora di togliermi altre soddisfazioni. Ecco, hai anticipato la mia prossima domanda, perché appunto ti sei trasferito a Civitavecchia, te che sei di Siena, ti sei allenato per una vita alla Menzana, se non sbaglio, abbiamo visto anche le immagini di te impegnato sul ring nel palazzetto della Menzana. Raccontaci un po' questo trasferimento, a cosa è dovuto e com'è stato?
Allora, dunque, io diciamo sono stato abbastanza sfortunato, come spesso succede in questo, perché dopo un mese mi sono trasferito a Civitavecchia, è successa questa bomba della pandemia, e quindi mi sono ritrovato un attimo in una situazione di mezzo. Meno male, comunque, ho stretto i denti e sono riuscito ad andare avanti. E è nato tutto tramite una serie di incastri di amicizie che sinceramente non pensavo nemmeno di avere. E ho avuto l'opportunità di allenarmi con Silvio Branco, pluricampione del mondo di Civitavecchia, una mattina per sfizio, per così, per conoscenza poi con lui e quant'altro. E da cosa è nata cosa, e mi ha proposto di andare a Civitavecchia a allenarmi. Mi ha presentato Mario Massai, che adesso è il mio maestro, e abbiamo parlato. Ho avuto modo di organizzarmi e ho fatto travel digest, sono partito per Civitavecchia cercando di rincorrere un sogno, ecco. Ecco sì, poi ne parliamo del Covid, però cosa si prova quando un pluricampione nota in te qualcosa di speciale, tanto insomma, come appunto hai detto te, da proporti, da farti trovare il modo di andare, di trasferirti? No, sicuramente è un motivo di grande soddisfazione, perché io comunque venivo, sì, ero già professionista con 3 vittorie su 3, però fondamentalmente, cioè, non ho fatto niente ancora, no, e tuttora non ho fatto niente, però vuol dire che comunque hai, diciamo, quel qualcosa che trasmetti per far sì che qualcuno creda in te. E questo è veramente, veramente bello, specie se è Silvio Branco e Mario Massai, che, ecco, nel senso, sono un po', no, due maestri in Italia per quello che riguarda il pugilato, come possono essere altri compagni miei di allenamento, come lo stesso Gianluca Branco, Mirko Larghetti, Pasquale Di Silvio, tutti comunque campioni. Adesso Michael Magnesi è il nuovo campione del mondo IBO dei superleggeri, e ecco, nel senso, avere la possibilità di allenarsi con queste persone, anche soltanto a guardare, impari sicuramente, per Ecco, forza. a parole E come potresti penso descrivere allenarsi con dei campioni del mondo? che ho fatto sicuramente lo dimostravo comunque di essere migliorato. Se ti dicevo, a parole come potresti descrivere cosa vuol dire allenarsi con dei pugili di livello mondiale, addirittura appunto il tuo compagno ha vinto un titolo mondiale, cioè come lo potresti descrivere a parole? Sensazione veramente, all'inizio facevo un po' fatica anche a crederci, no? Poi comunque io sono una persona, diciamo, che si adatta abbastanza bene, e quindi ho stretto subito comunque amicizie, beh, bei rapporti con ragazzi in palestra. E per me sto vivendo quello che era un sogno, ma è una realtà adesso, Ecco, perché ho la possibilità di imparare tutti i giorni un qualcosa. certo, facciamo allora un piccolo passo indietro. Questi 11 mesi lontano dal ring, durante il primo lockdown, io e te ci eravamo già sentiti, insomma, mi avevi già detto che ti mancava tornare sul ring. Raccontaci come sono stati questi mesi caratterizzati dal Covid, come il mondo della box ha risposto al Covid e qual è la situazione attuale legata a questo argomento. Allora, io sinceramente l'ho vissuto abbastanza male, come un po' tutti, chiaramente. Io l'ho vissuto male in particolar modo perché mi sembrava proprio che mi fosse cascato il mondo addosso, no? Perché ti ho detto, dopo appena un mese mi ero trasferito, lockdown totale, pandemia, sembrava la fine del mondo. Però comunque, per quel poco che potevo, comunque il pugilato mi ha dato sempre forza di andare avanti, perché comunque mi sono sempre allenato tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, mattina e sera, mattina e sera. Sembravo scemo, chiaramente poi in casa, nel senso, no? Però l'ho fatto, non ho mollato.
come non ho mollato poi venerdì quando ho preso quel colpo. Non ho mollato e sono riuscito, diciamo, a non perdere tantissimo, se non un po' le misure e l'occhio, chiaramente, perché sei da solo in casa e poi c'è bisogno di contatto e bisogno di fare a cazzotti, no? Certo. E alla fine, diciamo, ne sono quasi uscito, anche ancora siamo sempre in un momento abbastanza brutto. E niente, riesco comunque a allenarmi in palestra e cerco sempre tutti i giorni di migliorarmi. Ecco. Il pugilato in Italia, diciamo, da metà luglio più o meno, gli organizzatori vari che ci sono in Italia stanno facendo veramente un bel lavoro. Okay. Perché nonostante gli eventi a porte chiuse, che vuol dire, nel senso, è veramente brutto, è veramente dispendioso anche a livello di soldi organizzare, però organizzano, dando la possibilità a noi pugili italiani di combattere e mettersi in mostra, e questo è veramente importante. Io, a prescindere da quali siano, per l'appunto, da ultimo Davide Buccioni, Alessandra Branco, e lo voglio ringraziare, perché il non mollare aiuta a non mollare nemmeno noi, e fare le riunioni, organizzare le strade del pugilato, so che adesso è veramente difficile, ma dobbiamo per forza andare avanti se vogliamo proseguire, io come i miei colleghi, i nostri sogni, ecco. Perché poi all'inseguire è il sogno che hai. Assolutamente, e quindi anche la Federazione Italiana di Pugilato ha cambiato qualcosa, perché come dicevi prima c'è stato un periodo in cui proprio non potevi neanche allenarti in palestra, nonostante tu fossi un atleta di livello nazionale, di interesse nazionale. All'inizio sì, proprio zero. Io poi ora adesso io sto a Civitavecchia, quindi comunque il Lazio è zona gialla, quindi abbiamo un po' più... quel poco più di libertà, comunque, anche se vuoi fare magari una passeggiata per rilassarti, la vuoi fare. Certo. E i pugili professionisti ci possiamo allenare in palestra, chiaramente con le dovute precauzioni e con le dovute, no, misure di sicurezza contro il Covid. Però già il fatto comunque di allenarti nel tuo ambiente ti cambia totalmente il mondo, perché in casa, io sono sincero, chi mi conosce lo sa, non ce la facevo veramente, ma se continuavo in quel modo dovevo chiamare qualcheduno, che ero veramente impazzito, ecco. Non sei tipo dallo smart working, quindi assolutamente è un animale in gabbia. E io direi che è arrivato il momento di parlare anche un po' di futuro, perché come abbiamo detto, 4 vittorie su 4, sei all'interno di un contesto molto importante, questo 2021 che sta per arrivare, qualche obiettivo che ti sei prefissato? Allora, 2021 innanzitutto spero e mi auguro che sia meglio del 2020, avrei, a primavera scorsa, quando è successo tutto, avrei fatto la firma per riuscire a fare anche un solo incontro, ce l'ho fatta, nonostante le mille difficoltà ce l'ho fatta. Il 2020 è sicuramente ritrovare quella continuità che avevo quando ho iniziato a fare il professionista, perché mi sono fatto 3 incontri in 6 mesi, che non sono pochi. E quindi vorrei riuscire a combattere il più possibile, chiaramente voglio vincere ogni volta che salgo lì sopra, voglio vincere per me, per chi crede in me e per chi è con me, e vorrei, cercherò sicuramente di togliermi delle soddisfazioni e in il più breve tempo possibile. Cioè, quindi un titolo, comunque, anche se non chiaramente un WBC, che magari è il massimo come sigla nel pugilato, però iniziare comunque a inanellare, no?
qualcosa per premiare il lavoro che sto facendo, sicuramente sì, chiaramente ovviamente troverò sempre pugili avversari più forti e agguerriti come me, ma sono sicuro che poi sarò premiato in questo, ecco. Mi sento bene, voglio combattere e voglio vincere. Assolutamente, noi ti facciamo anche un in bocca al lupo, ma prima di salutarti voglio prendere a pieni mani dall'attualità e sfruttare, insomma, il fatto che ci sia un pugile qui, perché stanotte c'è stato il match di ritorno di Mike Tyson, che a più di 50 anni ha affrontato Jones. Quindi ti chiedo innanzitutto che tipo di match è stato. Da quello che si legge in giro non è stato un vero e proprio incontro di pugilato, chiaramente anche per l'età dei due, ma ti chiedo, visto che te chiaramente hai a cuore il pugilato e che questo sport diventi il più nazionale popolare possibile, se può essere una buona pubblicità per questo sport. Allora, sicuramente rivedere due leggende del pugilato come Tyson, perché Tyson nella box è un po' come Ali, nel senso anche chi non segue il pugilato, ma per nome lo conoscono tutti, no? Certo. E Jones, comunque è un ex, anche lui campione del mondo, fa effetto, no? Mm-hmm. Fa effetto vedere sul ring, perché ti catapulta direttamente negli anni 90. Io ero piccolo, ero comunque ragazzetto, e, però io me lo sono visto stamattina alle 6. Ah, perché, proprio in diretta? In diretta non ce l'ho fatta. Ok. Però ero veramente stanco, perché ora ho bisogno di relax. Però comunque me lo sono visto appena mi sono svegliato a pasto. No, Tyson, lo devo vedere. E allora me lo sono visto, a me è piaciuto sinceramente. E comunque rivedere certi movimenti ti fa capire che comunque il pugilato, quello che ti lascia, quello che sai fare, lo sai fare anche poi a distanza di anni, perché l'occhio ha avuto Jones in certi colpi, o i movimenti di Tyson che sembrava un revival, no? dei vecchi tempi. Chiaramente era tutto in slow motion, anni 60, però è stato bello. A me è piaciuto, e sicuramente fa bene al pugilato, fa bene ai ragazzi, e è una bella pubblicità. Spero ne facciano altri incontri del genere. Detto, non è stato un vero incontro, ma è stata un'esibizione. Certo. E chiaramente, essendo esibizione, magari ci può essere, no? un po' meno di agonismo, perché non c'è niente in palio, non tanti anni che tutti e due non combattevano, però ti fa pensare veramente, dire: oh cavolo, questi sono veramente forti, veramente forti. Quindi vorrei fare comunque tutti i complimenti a tutti e due. Il match è finito in parità, come penso giusto che sia, comunque, però è stato bello, ecco. A me è piaciuto. Bene Simone, io allora ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi questa sera, e ti faccio anche un in bocca al lupo per il resto della tua carriera, magari ci sentiremo prossimamente. Quando vuoi. Ciao, grazie mille a Simone Bicchi, e adesso per noi c'è un attimo di pubblicità e poi torniamo qui, apriamo la pagina legata al calcio, perché ci sarà ospite il direttore sportivo del Siena, Andrea Grammatica. A tra poco. Ed eccoci di nuovo in diretta, è arrivato il momento di parlare di calcio, e partiamo dalla CN Siena, che purtroppo questa domenica non ha giocato nuovamente, sempre a causa Covid. Per parlare di tutta questa situazione molto complicata che stanno vivendo i bianconeri e non solo, abbiamo in collegamento con noi il direttore sportivo del Siena, Andrea Grammatica. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Buonasera, purtroppo come ho detto non siamo qui per parlare di una partita giocata, siamo ancora qui per parlare di un match sospeso, e direi di partire proprio da lì. Questa domenica si sarebbe dovuto essere il match contro la San Giovannese, è stato nuovamente rinviato, un'altra volta. Sì, lo sapevamo con largo anticipo. Non so sinceramente cosa dire, perché ormai è un po' di settimane che purtroppo affrontiamo lo stesso argomento, e
non è una bella cosa, sinceramente non è calcio e nessuno di noi era abituato e già è un problema fare la categoria per Siena, Siena città, Siena società, per chi comunque è sempre stato abituato a fare i professionisti, è già difficile adattarsi a questa categoria, ma al di là della categoria questo non è calcio. Speriamo di poter riprendere al più presto, ma speriamo ancora prima di pensare alla gara di domenica che ci possa essere un protocollo che permetta di giocare, se no si preparano le settimane, ma tanto fino a sabato pomeriggio sì. Non sai con certezza se giocare o no. Quindi parlare di ripresa del campionato sinceramente mi fa anche un po' sorridere. Ripresa del campionato ci può essere se ci sarà un protocollo serio. Ecco, ora ne parliamo con calma di questo protocollo. Prima voglio fare un commento forse un po' malizioso, perché oggi il Grassina è sceso in campo contro la Siena Lunghese e non ha giocato la scorsa settimana contro il Siena. Non so se anche a voi della società vi ha fatto un po' strano questa scelta del Grassina, ecco. Ma la verità è che noi abbiamo proposto al Grassina di poter giocare a breve in settimanale, il Grassina ha rifiutato. Quindi non diventa più una questione legata al Covid, perché ci sono squadre che hanno giocato, chi non ha giocato, sono squadre che si allenano da 3 settimane tranquillamente, possono avere 2, 3 assenti, 4 assenti, ma ripeto è una cosa squilibrata, perché noi, lo sapete, pur avendo 8-9 giocatori assenti importanti che hanno fatto anche altre categorie, ci siamo sempre presentati, abbiamo sempre proposto di giocare, Covid o non Covid. Sì. E purtroppo apprendiamo che ci sono squadre che non vogliono giocare con Siena, oppure non penso che Siena abbia una squadra di extraterrestri, ma di giovani calciatori, anzi abbiamo una delle rose più giovani del campionato, sicuramente una buona squadra. Evidentemente tante volte o non c'è gran voglia di giocare, perché magari suscitano problematiche che noi non conosciamo, che posso anche rispettare, però sinceramente a noi interessa provare a vincere questo campionato, poi quello che è in casa degli altri ci frega poco, ma questo è uno sicuramente dei casi che ci ha fatto innervosire. Noi più che fare qualche telefonata per cercare di capire se poter giocare almeno mercoledì prossimo, non possiamo fare, non possiamo obbligare nessuno, dovrebbe essere la Lega con un protocollo a obbligare le squadre a giocare se ci sono le condizioni per farlo. Ecco, e infatti ti volevo appunto chiedere se avete parlato con qualcuno di questa situazione un po' sospetta, che appunto, come hai detto te, avevi detto anche in altre occasioni, sembra che alcune squadre facciano apposta di non scendere in campo contro il Siena. Avete chiesto a qualcuno, insomma, chiarezza a riguardo? Ma non abbiamo ricevuto nessun tipo di udienza, perché io, ripeto, non possiamo neanche inasprire i rapporti con altre squadre, perché quando una società ti dice noi abbiamo 4-5 giocatori assenti e non parlano di Covid, non ce la sentiamo, perché il mister preferisce giocare più avanti, e noi più che nervosirci di questo non possiamo fare, perché sembra altro che dilettanti, sembra veramente che quando proponi, no, a un gruppo di amici di giocare, gli altri ti dicono di no e te ne torni a casa col pallone. Ma in questo è la verità, in questo la Lega dice che sta aspettando che il CTS approvi il protocollo che loro hanno proposto, quindi il comitato scientifico della federazione, ci auguriamo che avvenga nei prossimi giorni, però non può intervenire su questo tipo di situazione, che è anche la verità obiettivamente, quindi sì, certo. Cioè, non è colpa di nessuno, però alla fine la palla non rotola. Assolutamente sì, e allora arriviamo insomma a parlare di questo protocollo, perché appunto ancora non è stato reso attivo, si pensava che a questo punto della stagione dei recuperi si potesse già giocare con il nuovo protocollo, così non è, il CTS della FIGC sembra che stia ancora valutando la proposta della Lega Nazionale Dilettanti, alcune testate anche di livello nazionale dicono che sia già stato approvato e che ormai sia soltanto questione di ore e di giorni. Non so se hai qualche news per quanto riguarda cosa contiene questo protocollo. Ma io
penso, diciamo, a grandi linee quello che tu hai appena detto, quelle che sono le indiscrezioni trapelate penso che siano piuttosto verosimili, okay. Quindi che si preveda un tetto minimo di eventuali positivi, oltre il quale si può chiedere l'invio. Ho letto 3, potrebbero essere in realtà 5, ci saranno sicuramente alcuni vincoli se all'interno appunto dei positivi c'è un portiere oppure ci sono 2 under, quindi sono anche delle situazioni limite dove al di là del numero si può chiedere il rinvio, perché obiettivamente magari ci sono proprio delle difficoltà legate al regolamento, perché se ho degli under o 2 portieri rosa positivi è chiaro che faccio fatica, magari non per il Siena ma per alcune squadre che hanno magari meno profondità di rosa. Quindi questo sì, per quanto riguarda i test c'è sicuramente una diatriba in corso, perché l'80-90% delle società teme quelli che possano essere i costi dei tamponi oppure dei test salivari. Ora c'è ancora da capire il protocollo, che tipo di test voglio utilizzare, quindi a grandi linee è quello che è trapelato. Veramente mi auguro che a inizio settimana ci possa essere la conferma, ma certo. Sembra realmente che non sia più una partita che possa giocare la Lega, ma quanto il comitato scientifico della federazione. Assolutamente, e proprio a proposito dei tamponi, appunto, come dicevi giustamente te, alcune squadre insomma stanno facendo un po' di resistenza, perché giustamente i costi sembrano essere abbastanza importanti. Si continua a parlare di sovvenzioni alle società da parte della Lega o della FIGC, pensi che sia una strada percorribile? E ti chiedo, in quest'ottica, il Siena se si è già organizzato, se ha già mosso i primi passi? Sì, sì, il Siena si è già organizzato, il Siena vuole giocare le partite e sosterrà dei costi che sono sicuramente un peso. Al di là dei costi, il vero peso è il fatto di non avere introiti, quindi questa proprietà sta facendo degli sforzi in mani, perché tutto ciò che ha investito e sta investendo non ha un ritorno economico, e oltretutto non c'è neanche il piacere di poter giocare le partite e magari valorizzare qualche calciatore. Sicuramente è indubbio che ci saranno delle società in grande difficoltà. Io penso proprio, brutto dirlo, che quest'anno, in vista della prossima stagione, ci sia veramente una selezione naturale. Non tutti possono sostenere questi costi, pur ridotti che possano essere, anche se ci dovessero essere delle convenzioni. Non mi aspetto delle sovvenzioni da parte della Lega importanti, ma opinione personale, diventa anche difficile chiederlo. Sarà una situazione veramente complicata quella dei costi, c'è chi potrà sostenerli, c'è chi no, chi sicuramente farà degli sforzi per portare in fondo il campionato, sperando che ci possa essere perlomeno una riapertura graduale al di là di quello che può essere il pubblico, che per Siena è importante, per altre realtà magari un po' meno, ma per un discorso legato alle sponsorizzazioni, se sei a porte chiuse fai veramente fatica a poter chiedere un aiuto economico ad eventuali sponsor. E invece per quanto riguarda la ripresa del campionato, che in questo momento è fissata per il 6 di dicembre, squadre come il Siena sono oggettivamente in difficoltà, perché comunque ci sono ancora 2 partite da recuperare. Avete quindi intenzione di, come dicevi prima, avete chiesto al Grassina se era possibile giocare mercoledì, quindi infrasettimana, per recuperare il match. Quindi riuscirete a recuperare, questa è una domanda retorica perché penso sia impossibile, i match entro il 6 dicembre, oppure dovrete trovare un'altra soluzione? No, non abbiamo già avuto risposte negative, dove la Lega in questo caso qua non prende posizione, nel senso che se le due squadre, sono due società, sono d'accordo per giocare entro il 6 dicembre, ma per giocare anche ad esempio mercoledì 9 dicembre la Lega la mette a calendario senza problemi, okay. Non ha nessun tipo di preclusione di sorta. Il problema è trovare le disponibilità, perché ripeto, disponibilità da parte del Grassina di giocare il 9 non l'abbiamo ricevuta, né tantomeno di giocare mercoledì 2.
la San Giovannese non ha giocato e ha tutti gli interessi a poter recuperare la condizione, anche se dovesse terminare la quarantena entro domenica, e quindi sicuramente non penso proprio si giocherà al 9. Ci auspichiamo perlomeno di giocare una partita al 16, quindi prima della ripresa del campionato, non sicuro. È un peccato perché il calcio non è fatto solo di aspetti tecnici, ma anche di aspetti mentali. Quindi noi il rammarico che dopo una vittoria, magari anche importante dal punto di vista nervoso, mi viene in mente Scandicci, una vittoria strappata con le unghie, con i denti, con un rigore di Narduzzo parato al 94esimo, quindi con un'esultanza finale. È bello poi dar continuità, no? A quel tipo di situazioni, come la grande rimonta dell'ultima partita giocata. Non riusciamo mai a prendere inerzia, a giocare dopo una domenica positiva, una domenica dove anche dal punto di vista nervoso hai avuto una reazione, quindi dare continuità alla tenuta mentale della squadra. Questo è sicuramente per falsare il campionato, perché magari se tante volte si dice che dopo una sconfitta è meglio giocare subito, no? Sì. Dipende, se sconfitta è sconfitta. Quindi da questo punto di vista sicuramente ci sentiamo penalizzati, però ripeto, non è che ci piangiamo addosso, anzi, vi assicuro che la squadra è carica, la squadra fisicamente, anche se ha qualche assenza, sta molto bene, è una squadra che ha un tasso di fisicità di corsa, secondo me, superiore alla media della categoria, quindi le nostre sono, come dire, lamentele per quello che sta accadendo, ma non ci piangiamo addosso, siamo convinti di essere competitivi per giocarci il campionato fino in fondo, anche se vi dico la verità, pensavo che il livello fosse un pochino più basso. Io oggi ho avuto modo di vedere il Tiferno seguendolo in diretta su Facebook e sono convinto che fino all'ultimo sarà tra le prime 3-4 a giocarsi il campionato. L'abbiamo visto dal vivo a Siena, dove siamo incappati in una giornata sfortunata, dove forse se avessimo ragionato come altre società quella partita non l'avremmo giocata, visto che le prime difficoltà di Covid, influenze, virus erano già in corso, però era giusto essere coerenti con la nostra linea, abbiamo fatto così, però si vedeva già che avevamo di fronte una squadra dal nome che poteva regalare poco a ognuno di noi, perché qualcuno di noi, con tutto rispetto, non sapeva neanche che campionato facesse l'anno prima, però sul campo ha dimostrato di essere una squadra forte. Oggi, per quello che ho visto, l'ha ribadito, i risultati lo testimoniano, quindi loro sicuramente, il Trastevere, che sono 2-3 anni che ci prova, una società molto importante alle spalle, dove stanno, fa anche un po' sorridere che il Trastevere sta costruendo lo stadio e la Roma non ci riesce, questo per dire che hanno una società alle spalle forte. Insomma, avremo due traversari, secondo me, assolutamente da non sottovalutare, ma questo non è né un gruppo né un allenatore che mentalmente sottovaluta nessuno, ve lo assicuro. Ecco, sì, perché appunto ricordiamolo ai nostri telespettatori, oggi il Tiferno ha battuto per 2-0 l'Ostia Mare, è stato l'altro match del girone che si è disputato insieme a quello a quelli di Pianese contro Montespaccato e Grassina e Sinalunghese. Cambiamo un attimo argomento, perché c'è stata una novità in questi giorni, in un certo senso ti riguarda piuttosto da vicino, perché c'è stato un cambio della finestra di mercato che aprirà come sempre il 1° di dicembre, ma chiuderà il 26 febbraio. Può influire su qualcosa, su qualche manovra di mercato oppure no? Ma secondo me sì, perché ecco, forse è rimasta la classica finestra di dicembre, vi avrei detto di no, perché si sono giocate talmente poche partite che diventa difficile anche fare delle valutazioni sui calciatori che hai, e parlando con i miei colleghi tutti abbiamo fatto lo stesso ragionamento, perché non, anche un confronto con un allenatore per capire il valore della rosa, sì, hai giocato 4-5 partite, hai bisogno di un po' più di riprove. Allungando la finestra sicuramente questo ti permette, magari dopo 10-11 partite, di capire realmente chi ha reso meno rispetto alle aspettative e dalle opportunità, ecco, magari a società come Siena, come il Tiferno, come il Foligno, il Trastevere, parlo di squadre che hanno anche la forza economica e la PIL in categoria per poter fare operazioni di mercato, di cambiare qualcosa, anche se, ripeto,
in questo momento qua ci sposta poco perché abbiamo tanti giocatori da recuperare, da portare in condizione, e finché non siamo sicuri di aver dato l'opportunità a tutti di aver giocato almeno 10 partite, rimarremo sicuramente così, perché siamo convinti che in questo momento qua, almeno numericamente come posizioni, la rosa al completo. Forse, come nessuno di noi si è mai nascosto, potremmo essere carenti su una quota del 2002, giusto perché il regolamento ti mette a dura prova da quel punto di vista lì, bastano 3 influenze nella stessa annata e diventa difficile. Ma insomma, lì sicuramente se faremo un'operazione di complemento, non che vada ad alterare nessun tipo di equilibrio. Quindi diciamo che l'obiettivo appunto è una quota del 2002. Ti chiedo se un attaccante, perché se non sbaglio a volte ne avevi parlato, e anche purtroppo c'è stato l'infortunio di De Angelis, che come sappiamo si è operato da poco, avrà una lunga riabilitazione. Ti chiedo se verrà sostituito in questa finestra di mercato con qualche altro giovane, e mi aggancio appunto a De Angelis per chiedere qual è la situazione infortuni. No, De Angelis, io quando accadono queste situazioni qua, almeno che non si parli di infortuni di 6-7 mesi, ma non è il caso di De Angelis, odio andare sul mercato, uno per rispetto di chi comunque si è fatto male giocando per la causa, no? Per la tua squadra. Due, perché parliamo di un giocatore secondo me forte, di prospettiva, che può fare più ruoli. E non ha senso, noi lo aspettiamo, lui lo sa, deve recuperare tranquillamente. Questo è un gruppo eccezionale che mi piacerebbe poter portare avanti il più possibile, soprattutto perché quando hai giovani hai sempre la sensazione che possano crescere, hai la sensazione che possano avere grande margine. E De Angelis è uno di questi come altri, quindi sicuramente non interverremo per sostituire questa posizione qua. Sui tempi di recupero magari vediamo tra una decina di giorni, faremo una valutazione intermedia, però ecco, non ci siamo ancora sbilanciati, ma ci vorranno sicuramente un paio di mesi. Quindi la nuova quota in attacco eventualmente? Ma lì, nel senso proprio un attaccante no, perché comunque abbiamo Mignani nel 2002, un ragazzo su cui crediamo molto ed è giusto continuare a dargli le possibilità, tra l'altro un ragazzo di Siena, io ho sempre grande rispetto quando vado a lavorare in una città, in cercare di capire quelli che sono i ragazzi giovani che ti possono dare anche identità, no? In quanto senese ci tiene sicuramente più degli altri, sia lui sia Marcocci, e questo è un patrimonio che va salvaguardato nel rispetto innanzitutto di Siena, di una città che comunque ha tradizione sportiva, e se c'è un calciatore giovane che può stare all'interno del gruppo perché dà le qualità, è sempre giusto non chiuderlo più di tanto. Magari vediamo, può essere un giocatore sull'esterno, che è un po' una quota tipica in questa categoria, dove devi avere alternative per dare l'opportunità al mister di non cambiare moduli se ci dovesse essere una defezione. Certo. Poi possa essere un esterno offensivo di centrocampo, vediamo, però sicuramente non una punta con le caratteristiche di Mignani, perché abbiamo dei giocatori over davanti che sicuramente giocheranno, e la prima alternativa giovane abbiamo già deciso che sarà Mignani. Okay. E per chiudere, situazione infortuni? La situazione degli infortuni pian piano si sta delineando in modo positivo, abbiamo Forte che verrà rivalutato a metà settimana, però insomma pensiamo che nel giro di una decina di giorni, massimo 2 settimane, possa rientrare in gruppo. Fabio di De Angelis abbiamo già parlato, poi più che altro abbiamo situazioni legate alla condizione dei calciatori, dove gli ultimi arrivati, Mamudov e Rokas, hanno bisogno di un po' più di tempo, perché vengono da campionati dove c'è stata una sospensione un po' più lunga, quindi sicuramente devono recuperare la condizione, però ecco, per il resto siamo convinti nel giro di un paio di settimane, al di là della situazione di De Angelis, di poter essere
a pieno regime. Certo. E allora io ringrazio il direttore sportivo del Siena, Andrea Grammatica, per essere stato con noi questa sera, sperando di poterti riavere presto, magari per commentare una partita. Sì, volentieri, volentieri. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie a te buona serata. E adesso per noi c'è un attimo di pubblicità e poi torniamo qui per parlare e per vedere gli highlights delle partite di Pianese e Sinalunghese. A tra poco. Ed eccoci ancora in diretta con Domenica Sport Sera, è arrivato il momento di parlare del match che ha disputato oggi la Pianese in casa, che ha perso per 2-1 contro il Monte Spaccato. Vediamo gli highlights. Pianese e Monte Spaccato scendono in campo per il match di recupero della quinta giornata di campionato. I padroni di casa fino a questo momento hanno conquistato una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Per gli ospiti invece il bottino fino a qui è stato decisamente più ricco, con tre vittorie e due sconfitte. A farsi vedere per prima in attacco è la Pianese, il numero 2 Lorenzo Sabatini prova a crossare dalla linea di fondo, ma la palla scivola fuori. All'ottavo ancora Pianese, Zini si fa largo nella difesa avversaria, poi scarica con il mancino verso Simeoni che crossa di prima intenzione. Il batti e ribatti al centro dell'area di rigore permette al Monte Spaccato di spazzare via la palla. Al 19esimo grandissima chance per il Monte Spaccato, Silvestro se ne va sulla fascia destra e serve il raso terra, Gambale, l'attaccante del Monte Spaccato, calcia di prima ma la conclusione termina di poco fuori. Ancora Monte Spaccato, il classe 2001 Lorenzo Putti prova da distanza siderale il mancino, ma Robleschi si fa trovare pronto e blocca la sfera. Al 26esimo calcio d'angolo per il Monte Spaccato, sul cross il portiere della Pianese buca l'uscita alta, ma nessuno del Monte Spaccato riesce a intervenire sul pallone. Poco dopo il match si sblocca, dal dischetto per la Pianese va il numero 9 Arras che mira l'angolo destro e non sbaglia, completamente spiazzato l'Angelotti. Al 42esimo la Pianese crea ancora una buona occasione da un calcio piazzato, questa volta il portiere del Monte Spaccato riesce però a evitare la rete. Sul finire del primo tempo il Monte Spaccato arriva pericolosamente nell'area della Pianese, ma l'attaccante della squadra ospite sbaglia il controllo e rovina una preziosa occasione. Il primo tempo si conclude così, con la Pianese in vantaggio. Inizia male il secondo tempo per i padroni di casa, dopo una manciata di minuti il Monte Spaccato pareggia il risultato dal dischetto. Il numero 9 Diego Gambale non sbaglia e piazza la palla sotto l'incrocio dei pali. La Pianese non ci sta, grande serpentina di Arras che poi serve Condai, ma il tiro del numero 8 dei padroni di casa termina alto. Poco dopo, in seguito a un lancio dal centrocampo e una palla controllata da Arras, Condai ci riprova di nuovo, ma il tiro è ancora fuori. Al 13esimo del secondo tempo ancora Pianese, ma il cross rasoterra è facile preda del portiere classe 2000 del Monte Spaccato, Langellotti. Continua il forcing della Pianese, Bernardini serve splendidamente Zini nel cuore dell'area, ma il tiro a botta sicura del numero 11 è respinto ancora dall'Angelotti. Poco prima della mezz'ora del secondo tempo il Monte Spaccato trova il vantaggio, una conclusione splendida del numero 21 Bassini, il suo mancino si insacca sotto l'incrocio dei pali nonostante la deviazione dell'estremo difensore della Pianese. La Pianese adesso sotto nel punteggio ci riprova con un lancio lungo, Bernardini colpisce indisturbato da distanza ravvicinata, ma il tiro è facile preda del portiere. La Pianese a partita ormai finita ha un'occasione clamorosa dal dischetto per agguantare in estremis il pareggio, ma Cecconi dagli 11 metri calcia male e l'Angelotti compie una parata che vale 3 punti. E finisce qui, la Pianese riparte con una sconfitta dopo un periodo di stop lungo circa un mese, il Monte Spaccato prosegue il suo campionato nella zona alta della classifica.
E come abbiamo visto, la Pianese ha perso anche in questa partita. La squadra di Piancastagnaio ha avuto moltissime occasioni per andare in gol, ma non è successo. Gli episodi hanno ancora voluto male alla Pianese. Abbiamo visto il rigore di Cecconi sbagliato all'ultimo minuto, e quindi per l'appunto la Pianese continua a faticare in questo campionato. Noi adesso ci andiamo a sentire le parole dette post partita dall'allenatore, il mister Paiuca. Io non ho mai visto, nel calcio una cosa così. Ora è un po' troppo spesso che capitano queste espulsioni strane, questo ci dispiace perché noi ci impegniamo tanto durante la settimana, la società si impegna tanto sotto l'aspetto economico della presenza, e vedere condizionare delle partite così a Cannara dopo, perché qualcuno ha detto dopo 10 minuti, al sesto minuto siamo rimasti in 10 a Cannara, oggi al primo, dopo 30 secondi del secondo tempo su un calcio d'angolo banale, se l'arbitro vede il fallo in mezzo a una mischia dai rigore, ma no, espulsione, ammoniscilo. L'ultimo di loro che ci ha dato rigore a noi, mi sembra era nella solita situazione, non so neanche se l'ha ammonito. Queste cose danno fastidio, però io ragazzi non gli posso imputare niente. Io sono entrato nello spogliatoio e gli ho detto che sono orgoglioso di loro, perché è un gruppo che ha lottato 96 minuti anche oggi con l'uomo in meno, abbiamo avuto 3-4 palle gol anche il secondo tempo con l'uomo in meno. Penso che, come ha fatto il Grassina qui, anche loro oggi hanno fatto un tiro in porta, perché hanno fatto solo il tiro del secondo gol da 40 metri. In questo momento, come commettiamo un errore, lo paghiamo a caro prezzo. Magari dobbiamo essere bravi, compatti, continuare a lavorare e aspettare che questo momento giri, e senza piangerci addosso, perché non c'è bisogno di piangerci addosso. La realtà la conosciamo tutti, la classifica è brutta, la Pianese deve sicuramente uscire da questa situazione di impasse, ma non si esce da questa situazione piangendosi addosso o essendo tristi, perché la squadra ha fatto molto bene a tratti, bene a tratti, alcune cose le deve migliorare, però ecco, anche tutto questo spezzettamento così non agevola, però come non agevola noi non agevolano gli altri. Però ecco, gli altri, se non mi sbaglio, poi correggetemi voi, io ho visto due tiri in porta, uno sul rigore e uno da 40 metri, o dico male? Perché il gol nostro è venuto nel loro miglior momento, sì, è vero, perché abbiamo sbagliato delle palle orizzontali in mezzo al campo, ci hanno preso un pochino due volte in contropiede, lì hanno alzato, gli abbiamo fatto alzare un po' il baricentro, ecco, forse sono i 10 minuti che abbiamo sofferto e abbiamo subito quel tiro in porta. Io... Ed abbiamo sentito le parole di mister Paiuca. Restiamo sempre sul match tra Pianese e Montespaccato. Abbiamo in collegamento con noi l'attaccante della Pianese, Andrea Zini. Buonasera. Ciao, buonasera Andrea. Questa sera chiaramente immagino che non sarai soddisfatto per il risultato, nonostante la Pianese abbia offerto ancora una volta un'ottima prestazione. Sì, è normale che c'è rammarico per il brutto risultato, comunque rimane sempre la buona prestazione che confermiamo ogni domenica, però purtroppo è calcio contro i risultati e dobbiamo cercare di essere più concreti e di portare a casa qualche risultato. È così, perché purtroppo per la Pianese questa partita non è stata la prima volta che avete creato molto ma non siete riusciti a concretizzare. Eh sì, purtroppo veniamo da un periodo dove le cose non ci stanno girando bene, tutti gli episodi ci vanno a favore, vedi l'episodio di Cannara, vedi l'episodio di oggi, partite condizionate come quella di oggi da un arbitro e poi
gli episodi, diciamo, non si girano bene, però noi comunque siamo consapevoli di giocare un grande calcio e siamo sicuri che quando gli episodi si giocheranno a favore nostro arriveranno anche i risultati. Ecco, sì, allora parliamo di questi episodi. Dal tuo punto di vista, quali sono stati gli errori arbitrali, come hai detto te, che hanno condizionato di più la partita? Chiaramente l'episodio del rigore, dove ci può anche stare il rigore, però non esiste dare un'espulsione così su un calcio d'angolo, su un fallo che probabilmente c'era, ok, dai rigore, ma non si è mai visto dare un'espulsione del genere, soprattutto a inizio secondo tempo, dove condizioni la partita e ci ha costretto a giocare tutto il secondo tempo in 10 uomini. Ecco, correggimi se sbaglio, vado a memoria, sei stato te che nella scorsa partita della Pianese sei stato espulso erroneamente? Sì, sono stato io, dopo 6 minuti a Cannara, c'è stato un errore in arbitro che anche lì condizionò la partita, però non ci possiamo fare niente, quando questi errori vengono dagli altri noi non ci possiamo fare niente e purtroppo in questo momento vanno tutti a favore nostro. Sì, poi torniamo a parlare di questioni di campo e proprio di gioco, ma ti voglio chiedere da calciatore, essere espulsi senza motivo, cioè lì per lì quali sensazioni stavi provando? Cioè una rabbia indescrivibile? Lì per lì io non ci credevo, perché credo che un errore del genere sia incomprensibile. Tra l'altro io non ero neanche vicino all'azione, però non ci può fare niente quando fanno questi errori. Io è normale, poi dopo la partita avevo la rabbia, normale che poi hanno riconosciuto l'errore e mi hanno tolto le giornate a me, e speriamo che si possa anche rigiocare questa partita, sarebbe la cosa giusta, credo. Assolutamente, il ricorso è stato fatto, ma molto probabilmente non è stato accolto. Comunque, come hai detto giustamente te, ti sono state tolte le giornate di squalifica. Infatti oggi eri in campo e hai offerto anche una buona prestazione. Come ti commenti dal punto di vista individuale? Sì, io sono contento di come ho giocato, però chiaramente è relativo, perché quando non arrivano risultati di squadra la prestazione singola è relativa. Comunque, come ti ho già detto, io sono sereno perché sono consapevole di avere a due fianchi una squadra molto forte, dei compagni molto forti, e credo che quando gli episodi cominceranno a tirare a favore nostro cominceranno a arrivare sicuramente anche i risultati. Qual è l'umore all'interno del gruppo? Perché comunque appunto ora le sconfitte iniziano a pesare, la Pianese è scivolata un po' indietro nella classifica, però come ha detto anche mister Pagliuca, lui vi ha fatto anche i complimenti dopo la partita perché la prestazione c'è stata, quindi qual è l'umore di voi calciatori? È normale che quando arrivano le sconfitte portano un po' di malumore e ti tolgono un po' di serenità, però comunque abbiamo avuto modo già di parlare con i ragazzi e ci siamo detti di stare tranquilli perché è un momento un po' così, noi siamo consapevoli della nostra forza e siamo sicuri che arriveranno molti migliori. Io allora, Andrea, ti ringrazio per essere stato con noi stasera, ti faccio un in bocca al lupo per il resto del campionato. Grazie mille, ciao, buona serata. Ciao, buona serata a te. E allora chiudiamo l'argomento pianese e apriamo quello senalunghese, perché anche oggi anche la senalunghese è scesa in campo, ha giocato in trasferta contro il Grassina, il match è terminato 0-0, ci andiamo a vedere gli highlights. Baccini sul pallone, al centro del campo, si comincia, è cominciata Grassina, senalunghese, ancora in palo al centrocampo, non fischia però il direttore di gara, allora la porta avanti, la senalunghese che prova il destro, grande parata di Cecchi, cross tagliato sul secondo, al volo Bellini, la parata del numero 1 della senalunghese, grande sassata di Bellini, prima occasione del match, ancora il cross degli innocenti, protestano per un tocco di mano, calcio di rigore per il Grassina. Parte il bacio col sinistro, parata
parata di Marini, allontana ora la Sina Lunghese, ma esce Matteo, molto pulito, colpetto, poi Baccini, interessante, pallone a sinistra, Bellini si accentra, Bellini col sinistro, grande parata di Marini, ma ancora grande occasione per il Grassina, dell'Innocenti, scambio corto con Baccini, che se ne va bene, prova il cross, dentro la volée di Villagatti, Minocci di seconda, va col destro, poi Menchetti, però blocca, inghiotte il pallone Cecchi, tanto Redi, prova il cross, non è male, colpo di testa, blocca a terra Cecchi, su cui non può arrivare il numero 10 di Grassina, che però poi sfrutta l'errore di tenti, attenzione Bellini può andare col sinistro e gli dà una mano al portiere il numero 6 Menchetti, ha fischiato in questo istante la ripresa delle ostilità il signor Tricarico di Verona, Nuti, torna ancora indietro a Cecchi ma sbaglia perché si è inserito Vanni, chiude Villagatti, e parte dell'Innocenti, rincorsa, destro potente, non è male, centrale però, blocca Marini, distanza davvero ravvicinata, è riuscito a dire di no al numero 10 rossoverde, intanto c'è un fallo su Alfarano ed è il secondo giallo per Romanini, vediamo che succede perché Grassina adesso ci crede, Torini, palla dentro, rimorchio dell'Innocenti, fuori! A rimorchio, il cross di Tenti, palla dentro, colpo di testa, Cecchi. Poi Bellini, può provare col destro Bellini, centrale. Rischia qualcosina sul pressing. Poi Nuti, poi Del Lungo. Cerca ancora Bellini, palla troppo lunga però, attenzione allora, perché Vanni può calciare. E Cecchi si tuffa, Del Lungo, che forse tenterà il cross, anzi no, torna indietro, dell'Innocenti. Ora cross, palla dentro, colpo di testa, centrale però. Palla molto profonda di Matteo a cercare Marzielli, bello lo stop al volo del numero 18, poi ancora Benvenuti a dargli una mano, Benvenuti, palla dentro, colpo di testa di Baccini, alto sulla traversa dell'Innocenti dalla bandierina, vediamo il cross, palla dentro, colpo di testa di Matteo, la palla resta lì, ancora una mischia, vediamo se c'è il controcross dell'Innocenti, non è fuori gioco, palla dentro, Villagatti di testa, centrale, centrale, blocca Marini e sul rinvio di Marini dovrebbe finire, eccolo qua, il triplice fischio finisce qui, Grassina Sina Lunghese dopo 96 minuti intensi, il risultato finale è di 0-0 al Pazzagli. Ed abbiamo visto gli highlights del match tra Grassina e Sina Lunghese, una Sina Lunghese che ha sofferto soprattutto nella parte finale della partita, ma per farci raccontare al meglio il match abbiamo in collegamento l'allenatore della Sina Lunghese, il mister Simone Marmorini. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera mister, è un'analisi corretta? Cioè avete sofferto soprattutto nella parte finale dopo l'espulsione? Sì. Diciamo che nella parte finale dopo l'espulsione purtroppo ci siamo dovuti un po' tirare indietro, abbiamo smesso di essere aggressivi nella metà campo avversaria e quindi di provare a guadagnare campo e chiaramente concedendo tutta la metà campo alla squadra avversaria abbiamo anche concesso qualche situazione pericolosa o comunque qualche situazione più vicina alla nostra area di rigore, anche se poi effettivamente di palle non limite non abbiamo concesso, paradossalmente ne abbiamo concesso una nel primo tempo e zero nel secondo quando poi siamo rimasti in 10, tre effettivamente abbiamo perso un bel campo e questo ha creato i presupposti perché il Grassina potesse essere pericoloso, come ripeto, anche se poi realmente non lo è quasi mai stato nel secondo tempo. Come giudica la prestazione dei suoi considerando che era quasi un mese che non scendevate in campo? Ma rientro dopo una pausa così lunga, c'è sempre l'incognito di capire come può essere gestita la ripresa perché chiaramente non hai avuto nemmeno modo di poter fare amichevoli, quindi ci siamo anche noi dovuti un po' adeguare la situazione e secondo me la prestazione è stata di buon livello anche perché venivamo da prima della sorte da una sconfitta pesante subita in casa e dovevamo sicuramente reagire e la prestazione di oggi lascia da sperare perché comunque abbiamo
intrapreso il percorso che avevamo, diciamo, un po' interrotto forse prima della partita di Cannara in casa, e la squadra sicuramente ha risposto nel migliore dei modi. Poi è chiaro che l'espulsione ha un po' anche fermato la nostra squadra in un momento in cui forse stavamo anche nel secondo tempo prendendo il predominio territoriale, cosa che magari non c'era riuscita con continuità nel primo tempo, e quindi è chiaro che anche la prestazione dal punto di vista qualitativo risente un po' dell'espulsione, però dal punto di vista dell'atteggiamento è sicuramente stata ottima. Con questa partita vi siete rimessi in pari, non avete più un match da recuperare, potete pensare alla ripresa del campionato. C'è un po' di rammarico per non aver conquistato i tre punti, mi spiego meglio. Se aveste vinto oggi, se vado a memoria, in classifica sareste andati a quota 8 punti, se non sbaglio, che insomma sarebbe più di metà classifica, quindi c'è un po' di rammarico per essere rimasti nella zona un po' più bassa? Ma adesso secondo me è difficile fare delle valutazioni sulla classifica, perché sono state giocate pochissime partite, anche da chi come noi è in pari. Tante altre squadre hanno una, due, addirittura tre partite da recuperare, quindi fare delle valutazioni sulla classifica adesso è un po' prematuro. Noi valutiamo solo la prestazione che abbiamo fatto e il risultato che mi è scaturito oggi, e che tutto sommato ci lascia soddisfatti, proprio perché viene da una prestazione buona, considerando tutti gli eventi della partita. Quindi credo che poi il rammarico sia poco, invece sia di più la soddisfazione per aver preso un punto importante in una situazione anche piuttosto difficile, anche perché gli eventi oggi c'erano tutti per far sì che una squadra che non è pronta mentalmente potesse crollare. Un rigore dopo 18 minuti io non l'ho visto, ma per i ragazzi anche dubbio, l'espulsione dopo un quarto d'ora del secondo tempo, quindi gli episodi negativi che potevano minare la prestazione non sono stati, invece abbiamo reagito alla grande e abbiamo dimostrato che siamo una squadra con dei valori mentali e umani importanti, che la partita di Cannara è stata solo un episodio. Prima di salutarti chiedo anche a te un commento sul nuovo protocollo che a regola dovrebbe essere attivo dall'inizio della prossima settimana, quindi tra pochissimi giorni, se non addirittura tra pochissime ore. Voi come sinalunghesi che idee vi siete fatti? Ma io al di là del fatto che a livello societario giustamente si pensa che per attuare un protocollo come sembra che possa essere, insomma, diramato nei prossimi giorni, ci vogliono degli aiuti economici, perché chiaramente non avendo gli incassi del botteghino della domenica e avendo comunque perso quelli precedenti, le società fanno fatica, perché nemmeno tante società come quella che non dicono andare avanti, quindi aggiungere delle spese con i tamponi, che secondo me sono anche giusti, però hanno bisogno di un sostegno dalla Lega dal punto di vista economico. E poi, per quanto invece riguarda quello che penso io in merito al protocollo, come ti dicevo prima, secondo me è un protocollo che andava assolutamente e va assolutamente messo in atto, che deve dare una regolamentazione al proseguo del campionato, perché altrimenti non avremmo potuto assolutamente proseguire, perché il trend non rendeva possibile, ecco, la prosecuzione del campionato, perché non c'erano delle regole certe e delle regole che potessero permettere lo svolgimento regolare di quasi tutte le partite. Adesso si va incontro probabilmente al rinvio di qualche partita ogni domenica, perché sicuramente succederà, però non della maggior parte delle partite come è successo prima. E quindi è sicuramente un protocollo che andava messo in atto e andrà messo in atto. Chiaramente ci vuole un aiuto da parte della Lega, perché dal punto di vista economico credo che tante società come la Sinalunghese avranno delle difficoltà a sostenere le spese dei tamponi, soprattutto se, come sembra, faranno due a settimana.
Assolutamente, è stato chiarissimo. Io allora ringrazio il mister della Sinalunghese, mister Marmorini, grazie per essere stato con noi questa sera. Grazie mille a voi, grazie mille. E prima di chiudere la pagina legata al calcio, andiamoci a vedere la classifica della Serie D, del girone E, con la grafica, con i risultati di oggi. Eccola qua, con Trastevere in testa con 12 punti e 6 partite giocate, poi il Cannara sempre a 12 punti e 6 partite giocate, quindi sono squadre che hanno disputato tutti i match di recupero, il Tiferno Lerchi a quota 11 e 6 match giocati, poi Monte Spaccato e Siena a quota 9, il Siena con 4 match giocati, così come il Montevarchi sempre a quota 9, poi Foligno e Trestina a quota 8 con 5 match giocati, la San Giovannese a quota 7 punti sempre con 5 match giocati, così come il Follonica Gavorrano e la Flaminia, San Donato Tavarnelle invece a quota 6 con soltanto 3 match giocati, la Sinalunghese a quota 6, la Pianese a quota 5 con 6 match giocati, appunto come la Sinalunghese, come il Lornano Badesse che è fuori insomma dalle partite da oltre un mese e si trova a quota 5 punti in classifica, l'Ostia Mare a quota 4, il Grassina a quota 4 e chiude la classifica lo Scandicci a quota 0 punti con 4 match giocati. Adesso per noi c'è un attimo di pubblicità e poi torniamo qui sempre in diretta con Domenica Sportsera. Ed eccoci ancora in diretta con Domenica Sport Sera, abbiamo parlato di calcio e adesso è arrivato il momento di parlare di culturismo perché qui in studio con me c'è il bodybuilder senese Bruno Vannocci, buonasera. Buonasera, grazie per il bodybuilder. lo scorso fine settimana hai partecipato ad una gara a Bologna, una gara importante sia perché appunto era una gara di livello nazionale ma anche perché è stata la tua primissima gara, quindi raccontaci innanzitutto gli sforzi che hai fatto per arrivare alla prima gara e un po' com'è andata. Beh, gli sforzi sono parecchi, iniziare dalla dieta, allenamento, il calcolo delle ore di sonno, l'ore di dilazionare, scandire il tempo per mangiare e la costanza di mangiare sempre gli stessi alimenti, si dice eat like a dog perché proprio come il cane mangiamo tutti i giorni le stesse cose. Quali sono i tuoi alimenti diciamo su cui si basa la tua dieta? Chiaramente ogni atleta fa riferimento al proprio coach e mio Leonardo Niccoli ha deciso per albume, merluzzo, pollo, grazie Leo, e asparagi, basta. Quindi la tua giornata tipo? Ci salsa, colazione con albumi, si va a fare un po' di cardio, si rifà pranzo con pollo, qualche galletta, asparagi, si lavora, anche se in questo periodo lavorassi è lavorato poco, allenamento, di nuovo pollo. Aspettiamo le 2-3 ore, dipende l'orario, merluzzo, gallette, asparagi, riaspettiamo prima di andare a letto, un po' di albume e a nanna. E il tuo percorso qual è stato? Perché chiaramente non si diventa bodybuilder dalla mattina alla sera, è un percorso lungo anni, il tuo quando è iniziato? Il mio è iniziato e non a caso ancora non mi sento bodybuilder, okay. Proprio perché sono all'inizio. Però ho iniziato a 14-15 anni, quando nella palestra che ho adesso, tra l'altro, ho iniziato a decidere di voler diventare un culturista. Ecco sì, poi ne parliamo della tua palestra, appunto come hai detto hai deciso di diventare un culturista, sì. Cioè qual è stato l'incipit che ti ha detto io voglio diventare un culturista, hai visto qualcuno, hai avuto qualcuno a cui ispirarti oppure è stata semplicemente una tua idea? Beh, chiaramente un culturista e quelli veri non passano osservato, certo. Quindi io penso sia stata proprio la dedizione a tale cambiamento fisico, sono sempre stato grassottello da piccino e il fatto magari di avere una corporatura più grossa, non sono mai riuscito a dimagrire, a diventare un fighettino secco e quindi ho detto se non riesco a dimagrire magari ingrossando e alla fine forse qualcosa ho ottenuto.
Entriamo nel merito di questa gara che si è svolta a Bologna. Dici qual è la tua categoria e spiegaci un po' come si è svolta proprio. Allora, la mia categoria l'ho scoperta domenica, quando in mattinata ho provato a fare il classic bodybuilding, dove ho trovato degli armadi che superavo il quintale e sono uscito praticamente subito. Il livello è parecchio alto, essendo anche un nazionale. Mentre la sera ho riscontrato un terzo posto nel Classic Physique, dove le linee erano più leggere, il peso più basso e quindi, diciamo, nel mio essere piccolino, alla fine, rispetto a tanti altri, sono riuscito a avere un buon piazzamento. Ecco, perché come mi hai raccontato qualche settimana fa, hai fatto un processo importante a partire dal primo lockdown, che se non mi ricordo male hai perso molti chili. Sì, il primo lockdown è stato un pochino tosto, soprattutto fisicamente per me, perché venivo già da una preparazione e puntavo alle gare di maggio-giugno. Ho staccato tutto, la testa, allenamenti, e come gli altri mi sono fatto la pizza a casa, come voi, e ho raggiunto il peso di 107 kg. Un po' troppo forse. Un po' troppo, sì. E intorno al 20 d'agosto ero 107 kg, il 20 di novembre, 22 così, ero 87, pronto gara ovviamente. Un bel cambiamento. E se dovessi descrivere ad un neofita come il sottoscritto come si svolge una competizione di bodybuilding, ce lo puoi spiegare? Certo, si svolge in maniera molto semplice: sali in un palco, vengono chiamate le pose classiche di routine, che non sto a elencare, i giudici decidono in base ai canoni estetici dello sport chi è il migliore, 6 vengono tenuti, 4 dal sesto in poi vengono scartati. Si fa una routine personale singola, mentre i giudici deliberano, e alla fine viene richiamato i primi 3. È premiato. E appunto hai fatto questa gara la scorsa settimana, ma sei ancora in pieno allenamento, perché tra una settimana esatta sì, hai l'altra gara. Sì, sì. Domenica prossima, Notte dei Campioni a Roma, un altro evento nazionale. Speriamo. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è sempre vincere, chiaramente. Non si patisce la fame e non ci si allena forte per arrivare ultimi. Però è sempre un buon risultato anche solo arrivare a poter partecipare. Certo. Prima di parlare del tuo lavoro da imprenditore, ti chiedo, più difficile l'allenamento massacrante o la dieta? Diciamo che secondo me è la dieta, perché dalla dieta poi viene anche l'allenamento. Meno mangi, meno riesci a allenarti, ma se accanto la persona giusta nell'ambito sportivo riesci a fare tutto molto bene. E allora, appunto, come ho anticipato, non sei soltanto un bodybuilder, ma sei di fatto anche un imprenditore, perché sei il proprietario di una palestra che in questo periodo, come tanti altri lavori purtroppo, state passando un momento difficile a causa del Covid. Ecco, sì, siamo chiusi per la seconda volta. Io tra l'altro ho aperto l'anno scorso a settembre, quindi quanto ho lavorato? 8 mesi? Scarsi. In un anno, scarsi. Comunque sia, sì, i nostri clienti ci chiedono sempre quando riaprite, non si sa. E non potete riaprire per nessun motivo, o avete, tipo, se non sbaglio, atleti di interesse nazionale? Sì, possono. Sì, io e un altro atleta, Simone, ci siamo allenati in palestra, è chiaro. Gli altri ci avranno odiato, ci dispiace, ma purtroppo è previsto questo. Potrei aprire fuori e far allenare tutto il freddo mettendo le macchine, ma ho deciso di fare una sorpresa ai miei clienti quando riapriremo, perché sto ristrutturando un'altra volta con nuovi macchinari, quindi qui bisogna svelarla tutta la sorpresa. Questo, dai. No, dai, come? Questo. In diretta non la sveglia? Non la sveglio, no, solo per okay, per ingolosire. Certo. E qual è il vostro prospetto, cioè dal governo, se avete avuto delle indicazioni per quanto riguarda una riapertura della palestra? Assolutamente niente. Ancora niente. No.
quindi parer mio prima di gennaio, così non gennaio inoltrato non, okay, riapre, non riapre nessuna palestra. Vabbè, insomma sono molti mesi, quindi siamo un settore molto pericoloso con un po' di critica, sì, perché appunto nei mesi che siete stati aperti avete preso molte misure di sicurezza per permettere appunto a tutti i tesserati di svolgere la corretta attività. Noi, come tutti i miei colleghi a Siena, abbiamo sì, speso tanti soldini per mettere in sicurezza noi e il cliente e l'ambiente di lavoro, ma non è bastato a quanto pare. E allora Bruno, ti faccio un in bocca al lupo per la gara della prossima settimana e anche per la palestra. Grazie. E magari ci riaggiorniamo sperando in un altro bel risultato anche settimana prossima. Speriamo. E noi allora, dopo aver salutato Bruno Vannocci, passiamo al basket, perché oggi la San Giobbe Chiusi ha fatto il suo esordio in Serie B contro la Libertas Livorno. Purtroppo la formazione di Chiusi ha perso veramente per una manciata di punti. Noi ci andiamo a sentire le parole post partita dell'allenatore Giovanni Bassi. Squadra spenta, la partita preparata male da me, e quindi questo responsabilità piena e anche grandissimo merito di Livorno, che ha giocato una partita veramente di altissimo livello, di altissimo livello. Detto questo, noi siamo stati molto spenti all'inizio, ma siamo stati spenti per 25 minuti onestamente, e poi un po' d'orgoglio, un po' che loro forse erano anche un pochino stanchi, si è provato a rimetterla in piedi, ma insomma dire che l'abbiamo rimessa quasi per vincere mi sembra un po' eccessivo, ecco. Cos'è mancato alla San Giorgio? È mancata aggressività, è mancato orgoglio, è mancata voglia di resistere uno contro uno, voglia di sacrificarsi in difesa. 52 punti subiti in primo tempo con grande qualità di Livorno, costruendo bene i tiri, ma con noi che li guardavamo giocare. Questo non è accettabile, non è accettabile, e faremo le nostre valutazioni, però insomma una partita come quella di oggi penso ci sia solo da chiedere scusa e rimettersi in palestra e lavorare. E come abbiamo sentito è stato molto severo l'allenatore della San Giobbe Chiusi, che soprattutto nei primi due quarti ha veramente faticato molto contro la Libertas Livorno, e come abbiamo detto è arrivata la sconfitta all'esordio. Noi invece adesso passiamo al tennis, perché oggi si è disputata la finale del torneo Fideuram, di cui avevamo parlato anche la scorsa settimana, sia la finale maschile che quella femminile. Noi partiamo dal vincitore della finale maschile, Pietro Viciani, che per l'appunto è stato intervistato proprio dopo aver conquistato la vittoria del torneo. Sentiamo. Diciamo oggi abbastanza bene, sentivo subito fin dalla prima partita la palla, diciamo anche un periodo, e ora in questi ultimi due mesi sto giocando molto bene, e poi diciamo sono partito dai quarti di finale, quindi è stato anche un torneo abbastanza corto, però tutte partite giocate bene, solido, e anche pochi errori, che di solito a volte qualche errore in più che sbaglio troppo. Nella finale effettivamente ho visto su ben 8 game e ho fatto un errore gratuito. Sì, quindi diciamo poi c'è da dire anche in finale ho incontrato un avversario che aveva fatto 5 partite, quindi diciamo era anche abbastanza stanco, e diciamo è stata anche forse la partita più semplice del torneo. Bene. Sì. Senti, per quanto riguarda l'organizzazione, come avrei potuto vedere, magari sei abituato tu a giocare con un po' di pubblico, e invece qua purtroppo, come hai visto, diciamo, hai dovuto giocare da soli. È una situazione che adesso ci stiamo un po' abituando, giocare solo due in campo come se fosse, diciamo, un allenamento, però diciamo può essere anche una cosa migliore, che uno riesce a mantenere più la concentrazione senza distrarsi dal pubblico, e che però ovviamente
ovviamente si sente la mancanza. Ed abbiamo sentito le parole del vincitore maschile del primo torneo Fideuram di Siena, quindi non ci resta che sentire anche le parole della vincitrice Sara Rogerini. Non me l'aspettavo sinceramente, da guardare che non fonde anche di vincere, ma per il semplice fatto che comunque era un bel tabellone e quindi per vincere ho dovuto giocare bene tutte le partite che ho fatto, di cui tra l'altro specialmente la prima è stata dura per il semplice fatto che la mia avversaria aveva già giocato un'altra partita e quindi magari era un pochino più, aveva un po' più di ritmo, esatto, e tra l'altro molto brava, e anche la finale è stata comunque combattuta. Nonostante il 4-2-4-2 ci sono stati tantissimi game vantaggi, quindi insomma molto equilibrio e bene che la terza serie numero 1 e 2 si siano scontate senza nessun tipo di... Effettivamente il pronostico vi portava in finale. Sì. Tra l'altro eravamo le uniche teste di serie avanti, quindi da una parte eravamo un pochino avvantaggiate magari sulle altre 3-1 che partivano da dietro, però evidentemente siamo state brave noi. Anche a te mi preme farti la domanda che ho fatto anche al vincitore della categoria maschile: come ti sei sentita in una situazione dove ovviamente non possiamo dire che giochiamo nella normalità? Quindi ancora di nuovo i complimenti all'organizzazione di questo splendido torneo, ma tu come ti sei sentita con il pubblico? Vabbè, io vengo tutti gli anni a fare tornei qua, quindi si sono sempre organizzati bene, sempre tutti disponibili, a partire da Roberto a gli altri, quindi su quello niente da dire mai. E per quanto riguarda il giocare senza pubblico, è sicuramente strano. A me personalmente non dà molto fastidio perché cerco sempre di guardare solo il campo, indipendentemente dal pubblico o no. Sicuramente c'è un po' meno distrazione non avendo nessuno dentro, però si perde un po' il senso del tennis, perché è sempre bello quando qualcuno, anche solo per la finale, certo, guarda e vede quello che ha portato a termine. Certo. Senti, questo risultato ti fa scalare in classifica? Teoricamente ho i punti per 2-8, però non so se passerò per via delle armonizzazioni, però vediamo. Ed eccoci ancora in diretta, abbiamo parlato del tennis, del primo torneo Fideuram, ma adesso è arrivato il momento di parlare di pallamano, perché ieri la Ego Handball Siena ha perso contro Pressano per 29-28. Considerando anche i match della European Cup, si tratta della terza sconfitta consecutiva per la Ego, e per parlarne, come al solito, c'è in collegamento con noi Teresa Scarcella. Buonasera Filippo, ciao, buonasera a tutti. Buonasera Teresa, e come ho detto appunto nella presentazione, è la terza sconfitta consecutiva della Ego. È vero che quelle europee ci si potevano aspettare, però comunque non vincere ormai da diverse settimane forse inizia a pesare, oppure no? Ormai sei preparatissimo, non hai più bisogno di me. A parte gli scherzi, sì, no, sicuramente tre sconfitte, come hai detto tu, di fila, per quanto le prime due siano di European Cup, sono comunque un segnale che non deve essere sottovalutato, e non credo che la società lo stia sottovalutando. La partita di ieri sicuramente è stata più bella da vedere rispetto a quella di sabato scorso contro il Goreni, però purtroppo ha evidenziato gli stessi problemi, gli stessi difetti fondamentalmente in difesa. Era una partita che la Ego poteva vincere, non dico tranquillamente, perché comunque Pressano è tra le candidate ai primi posti della classifica, infatti si è visto anche il motivo, diciamo, ha tenuto testa, non ha mollato, in realtà è iniziata con un vantaggio proprio del Pressano, poi Siena si è imposta, ma non è mai riuscita ad andare oltre il più 3.
ha terminato il primo tempo con un parziale avanti di due reti, che poi però non è riuscita, diciamo, a mantenere. È stata una partita combattuta fino all'ultimo, perché Frestano è andata avanti di uno soltanto proprio all'ultimo minuto, quindi 29-28 il Siena ha avuto la possibilità di riagganciare il pareggio con l'ultima azione, che è stata tra l'altro di Nico Casa, che so che dopo probabilmente sentiremo l'intervista in post partita, però purtroppo, come è accaduto anche altre volte durante i match, Casa non è riuscito a trovare lo stack della porta, e quindi il suono della sirena è finita 29-28. Ripeto, è stata una partita strana, perché se non poteva concluderla fin dal primo tempo, diciamo, aveva avuto la possibilità di andare via, di scappare, però non è riuscita. Merito anche ai padroni di casa, che comunque non hanno mai smesso di crederci, sicuramente hanno lottato molto più di Siena. Ecco, quindi la Ego non è riuscita a farti il regalo di Natale, perché qui era anche il tuo compleanno. Comunque, a parte gli scherzi, come abbiamo detto, dopo la seconda sconfitta in Europa dell'Ego, sembrava che ci fosse, insomma, un po' di nervosismo all'interno dello spogliatoio. Questa mancanza di cinismo, come definirei, come appunto hai detto te, la partita di ieri, può essere dovuta anche a quello? Nel senso che si parla sempre di giovane età e inesperienza, che c'è sicuramente, sono entrambe, e di sicuro non vanno, diciamo, eliminate tra le motivazioni. Però è anche vero che credo, lo dico anche da profana quale sono, credo che comunque la grinta e la voglia di dimostrare siano peculiarità della giovane età, soprattutto. E in realtà queste mancano, non si vedono in campo, e non si riesce a capire anche il motivo. Rispetto a sabato scorso non ho visto questo nervosismo, ma ho visto mancanza di concentrazione, e soprattutto di gruppo, di far squadra. C'era troppa ricerca del gol, troppo individualismo, troppa, diciamo, responsabilità individuale, come se ognuno di loro sentisse il peso di dover vincere la partita, ma singolarmente. Quindi poi automaticamente è ovvio che sbagli, è ovvio che commetti un tiro forzato che magari non dovevi fare. E poi c'è da dire anche che Frestano ha in porta un giocatore di tutto rispetto, che ha murato e ha salvato, diciamo, dei missili di casa, così come delle chicche anche di Nikosovic, non facili da intuire, ma che lui ha intuito. E adesso qual è la situazione dell'Ego in classifica? Magari la vediamo anche in sovraimpressione. A che punto si trova? Allora, mi trovi un attimo stornita, non ce l'ho qui davanti, ma comunque ha vinto posto con 11 punti. Ricordiamo che è una classifica, diciamo, un po' bugiarda, perché non tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di partite. Si vede infatti che il Conversano ha fatto 11 partite contro la Ego, che ne ha giocate soltanto 8. Sì. Tra l'altro voglio ricordare che mercoledì prossimo ci sarà il recupero della quinta giornata al Palestra contro Alteria Merano, e quindi sarà anche una partita in più per il Siena. Però ecco, diciamo che ora come ora la classifica in realtà fotografa una realtà che credo sarà quella che arriverà fino alla fine. Ci sarà giusto qualche cambiamento di posizione, però con Bersano, Sassari, Bolzano, Cassano e Siena ci metterei anche il Frestano, che sotto con 10 punti sono quelle che si giocano, diciamo, i primi posti. Ecco, quindi l'Ego, avendo molte partite da recuperare, probabilmente andrà incontro a molte settimane con, appunto, molti match, e quindi anche molta stanchezza che si accumula. Assolutamente sì, sono primi 6 match uno dietro l'altro, ovviamente Covid permettendo,
e quindi sicuramente non sarà facile né dal punto di vista fisico né dal punto di vista psicologico, visto lo stato d'animo della squadra attuale. E dal punto di vista fisico sarà complicato, perché come dico più volte, come dico spesso, il roster purtroppo è quello che è. Io spero che la società faccia dei ragionamenti anche in questo senso, e credo che in realtà mi stiamo facendo, però la situazione è quella che è, magari si andrà a pescare anche in altri campionati, in altre nazioni, e il roster è veramente troppo corto, mancano i cambi, e quindi anche semplicemente la stanchezza fisica, giocare una partita di pallamano per 60 minuti a un ritmo comunque intenso non è facile, e io direi che è impossibile in realtà. Io allora, Teresa, ti ringrazio per essere stata con noi questa sera. Noi ci fermiamo qui, ma l'approfondimento della Ego non si ferma, perché se non sbaglio domani c'è Egomania. Domani sì, come ogni lunedì alle 19:30. Bene, quindi per i nostri telespettatori appassionati di pallamano, domani alle 19:30 Egomania. Grazie Teresa per essere stata con noi questa sera. Grazie Filippo, buona serata. E noi allora siamo arrivati al momento dei saluti, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia anche questa sera e vi rinnovo l'appuntamento a domenica prossima, come sempre a partire dalle 20 su Siena TV. A domenica prossima!